E adesso la volta del principe Girolamo Luca Muniglia De Giustiniani. Ecco, benvenuto. Grazie, principe. Buonasera a tutti, mi sentite bene? Abbiamo qui un artista, Bruno Giustiniani, abbiamo un teologo conosciuto, Pasquale Giustiniani, abbiamo un altro artista qui, Gino Giustiniani, 17 anni, abbiamo il nuovo Michelangelo contemporaneo che è Pablo Damian Cristi, rivelato dall'associazione Arte Pozzo con Angela Parodi, una famiglia Giustiniani stranamente nell'arte e la fede. Ma come mai? Chi è questa famiglia Giustiniani? La famiglia Giustiniani di Genova, perché ce n'è un'altra a Venezia che è diversa, la famiglia Giustiniani di Genova nasce intorno alla gestione di un'isola greca che abbiamo conquistato nel 1346. Una volta conquistata si doveva gestirla. Come si sa, la Repubblica di Genova non dà i soldi così, e quindi le 19 galere dei nostri antenati hanno deciso di creare la prima società finanziaria per azione del mondo, la società Giustiniani. Quindi non siamo veramente dei Giustiniani, siamo dei Monelli, siamo dei Campi, dei Forneti, dei Recanelli. Siamo 16 famiglie radunati in una Maona, la Maona società finanziaria, poi portando il cognome Giustiniani. Con questa isola siamo diventati l'ultima famiglia come baluardo della cristianità alla fine del 300, al seguito delle crociate, facendo faccia veramente alla Turchia ottomana come veramente il più grande territorio genovese dell'oltremare, così vicino della Terra Santa. In questa tradizione della fine 300, che ha durato la nostra presenza fino al 1566, quindi molto recentemente, si è sviluppato una tradizione sì di arte molto importante e di fede. La fede l'avete capito, perché è finita a Chios con questi 18 martiri di 16 giovanotti giustiniani che sono morti rifiutando di negare la loro fede. Quindi da loro sono nati tanti cardinali, vescovi, monaci, preti, eccetera, tantissimi che hanno presieduto al valore della Chiesa, della Controriforma. Questa fede è stata, come dicevano i teologi prima, la signora in particolar modo, quindi a spingere l'arte, che sapete quanto l'arte è importante per la Chiesa, nel fondamento, l'arte come testimonio della bellezza della creazione e quindi dell'amore. Questo arte, abbiamo tra di noi un grandissimo personaggio che era il Marchese Vincenzo, nel 600, che era un grandissimo collezionista dell'Italia e che per esempio collezionava delle opere di Michelangelo. Michelangelo aveva creato due Cristi portacroce e stiamo realizzando con Pablo Damian Cristi adesso il terzo Cristo portacroce in un simbologia di Trinità. Era anche l'uno, il Vincenzo Giustiniani, che faceva emergere per esempio Caravaggio, e lui veramente il suo protettore. Per dire qualche nome così della famiglia, di questa famiglia di fede, questa famiglia di arte che ancora oggi produce dei fenomeni veramente importanti di arte, di fede per oggi e non soltanto nel passato, come un testimonio di amore dell'umanità. Grazie Bruno, grazie Pasquale, grazie Gino.